Ladies and gentlemen, are you ready for the rock band history that is coming out with Gianluca to talk to you about the history of the Def Leppard? Sì, cari amici, ben ritrovati per un nuovo appuntamento, una nuova puntata, questa volta con i Def Leppard, qui con The Rock Band History, TRBH, TRBH, la trasmissione a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Siamo giunti alla puntata numero 62 dall'inizio di questa avventura e la numero 16 invece dall'inizio di questo secondo anno in cui va in onda The Rock Band History. E questa puntata va in onda dal lunedì 20 maggio 2013 alla domenica 26 maggio 2013, come sempre, tutti i giorni. Dal lunedì alla domenica alle ore 00, ovvero a mezzanotte, con il primo appuntamento della giornata appena iniziata, per poi ritornare alle 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine alle ore 18, alle 6 di sera, con l'ultimo appuntamento della giornata che poi volgerà al termine. E mi raccomando, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time. E se vi siete persi qualche puntata o la volete far riascoltare o volete riascoltarne qualcuna, vi potete sempre sintonizzare nel nostro sito in www.sciencewebnetwork.it e lì troverete, come per tutte le nostre trasmissioni, rubriche e programmi, tutte le varie puntate, naturalmente sempre a disposizione, riascoltabili in podcast. E poi ci trovate anche nel blog www.sciencewebnetwork.net, nella nostra pagina Facebook, mi raccomando, con Science Web Network ci trovate in Facebook, e se vi piacciamo naturalmente mettete pure mi piace. E poi ci potete scrivere anche tramite le caselle di posta elettronica info@science.com per scrivere al grande capo. Per chi volesse scrivere al sottoscritto, a Gianluca, lo può sempre fare alla mia casella di posta gianluca@science.com per qualsiasi cosa, per richiedermi anche delle informazioni, per fare richieste, nonché suggerimenti sulle rock band di cui magari volete che io parli, o se fate parte o avete una rock band o fate naturalmente anche parte di band, gruppi musicali, teatrali e associazioni culturali, contattatemi pure e vi dedicheremo dello spazio anche a voi qui su Science Web Network. E poi Luca, preziosissimo, per i contatti e tutto il palinsesto, contattatelo naturalmente alla sua casella di posta elettronica luca@science.com per quanto concerne tutto ciò che riguarda le nostre cose che vanno in onda, in particolare se volete venire ospiti della nostra trasmissione in diretta dei lunedì sera con il sottoscritto Gianluca, Saius e Luca, improvvisoriamente i due compari, dove abbiamo sempre degli ospiti che ci vengono a parlare delle loro attività, eventi, iniziative, professioni e quant'altro. Quindi se volete parlare di voi, farvi conoscere e promuovervi naturalmente, contattate Luca e fissate tranquillamente un lunedì sera in cui venire ospiti nella nostra trasmissione in diretta dei lunedì sera dalle ore 22, dalle 10 di sera, sempre orari italiani. Ed ora, cari amici, dopo aver lasciato il precedente gruppo, una storica e grandiosa rock band, erano gli AC/DC, a cui abbiamo dedicato 8 puntate. Ora ci apprestiamo, come ho già preannunciato, a parlare dei mitici Def Leppard, un gruppo anche questo a me molto caro, che ha avuto anche l'onore, il piacere e la gioia di vedere dal vivo qualche anno fa in Svizzera, a Zurich, a Zurigo, e naturalmente strepitosi live, e a me piacciono molto, ovviamente. E allora cominciamo facendo il piccolo assunto, come al solito, dicendo che i Def Leppard sono un gruppo, naturalmente anche qui cadiamo nel britannico, mi dispiace, sempre la mia cara Inghilterra è di mezzo, la Gran Bretagna, che ha sfornato davvero band a livello rock eccezionali. E quindi è un gruppo hard and heavy britannico,
formatosi nel 1977, è diventato tra i più famosi ed influenti all'interno di quella corrente che venne chiamata New Wave of British Heavy Metal, a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Ottennero un successo planetario soprattutto nel periodo che va dal 1983 al 1987 ed esordirono nel classico stile heavy metal, quello proprio britannico, per poi spostarsi un po' di più sul pop metal, con marcati elementi melodici e naturalmente AOR, ovvero è una sigla che si usa spesso, la vedete anche scritta, che vuol dire appunto, uno degli acronimi potrebbe essere questo, dei motivi Album Oriented Rock o Adult Oriented Rock, ma anche definito Adult Rock, cioè una forma di format radiofonico nato negli anni 70, e con questo termine non si vuole intendere proprio un vero stile musicale, ma proprio questo format radiofonico in cui venivano trasmessi determinati stili di rock dotati di un potenziale commerciale appunto da mandare in onda nelle radio commerciali dell'epoca, che poteva essere l'heavy metal, l'hard rock, il southern rock, anche il blues rock, anche il prog rock, il progressive, qualsiasi cosa, purché fosse appunto commercialmente trainante. E il loro stile musicale comunque gli ha consentito di vendere oltre 65 milioni di album, pensate un po', naturalmente in tutto il mondo, e in oltre 30 anni di carriera, divenendo così tra gli esponenti più rappresentativi dello stesso pop metal, grazie a dischi come Pyromania del 1983 e Hysteria del 1987. E la loro musica divenne un punto di riferimento soprattutto per la scena heavy metal statunitense, che era più vicina appunto alla melodia, a quegli elementi da mandare in radio che spiccavano come rock. Il nucleo principale dei The Flappard si formò quindi, dicevamo, nel 1977, però sotto un altro nome, come spesso accade. Era quelli degli Atomic Mass, presso la Tempton School di Sheffield, da parte di alcuni studenti della scuola, appunto erano Rick Savage al basso elettrico, Pete Willis alla chitarra e Tony Canning alla batteria. E dopo la formazione, gli Atomic Mass si misero così alla ricerca di un secondo chitarrista e quindi fecero delle audizioni e scelsero Joe Elliott, che tuttavia, diciamo, non li convinse per la sua prestazione chitarristica. Ma nonostante ciò, Elliott fu scelto come cantante del gruppo. E fu lui a proporre il nome dei Def Leppard, che vorrebbe essere una sorta di contrazione fonetica di Def Leopard, quindi leopardo sordo, tradotto in inglese, dall'inglese all'italiano, anzi scusate. E dopo aver trovato un piccolo posto dove suonare in una vecchia fabbrica di posate, i Def Leppard assunsero un secondo chitarrista, Steve Clark, nel gennaio del 1978. Dopodiché si dedicarono esclusivamente alla musica e nel novembre dello stesso anno, cioè del 78, il complesso completò il primo disco, un EP contenente 3 pezzi originali. Durante le amatoriali sessioni di registrazione di questo gruppo, Canning lasciò il gruppo e fu sostituito temporaneamente da Frank Noon. Subito dopo, però, fu sostituito anch'egli da un batterista stabile, Rick Allen, all'epoca un ragazzino di 15 anni, e nel 1982 Noon raggiunse la band dell'ex bassista degli UFO, Pete Way, chiamata Wasted. Nel frattempo, i Def Leppard pubblicarono a proprie spese il loro EP, o EP se la vogliamo dire all'inglese, il cui, faccio un po' alla Sayulz quando fa due chiacchiere con Sayulz, che ascoltatele sempre quando si impapera, e poi, vabbè, lasciamo perdere, divagavo. E il successo naturalmente di questo EP fu inaspettato anche grazie al fatto che la traccia Rocks Off fu trasmessa e sponsorizzata da un famoso DJ della BBC ed era John Peel. Verso il 1979 la fama del gruppo crebbe e i Leppard cominciarono ad essere considerati tra i gruppi più promettenti appunto della New Wave of British Heavy Metal. Le loro crescenti popolarità li portarono a firmare un contratto con una major discografica, la Phonogram e Vertigo, specializzata appunto in musica heavy metal e chiamata negli USA Mercury Records. E questo era semplicemente che l'inizio del successo.
Bene, cari amici, ci fermiamo qui, appunto, alla fine degli anni 70, per poi riprendere nella prossima puntata con la storia dei Def Leppard dal marzo del 1980. Vi ringrazio ancora una volta per essere stato al mio ascolto, per essere stati al mio ascolto, per avermi supportato e sopportato. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, do un calorosissimo ancora benvenuto a coloro che magari mi ascoltano per la prima volta, con la speranza di far loro cosa gradita, di averli ancora nelle prossime puntate dedicate queste settimane alla storia dei Def Leppard. Cari amici, vi auguro un buon proseguimento e mi raccomando, be happy, be safe and don't let anybody put you and make you down. Continuate ad ascoltarci e ad ascoltarmi su Science Web Radio in www.sciencewebradio.it. Era il vecchio sito, ma adesso è www.sciencewebnetwork.it. Ciao a tutti e grazie ancora!